بيري خوم بويستي خوم لقل قران تشكي موم قران هواي نبونا وا رجوان ترتي هالجونا وا سر هل هنا دائما. Alla fine ti senti che ti scordi della tua radice, ma io so che sempre che io ho una famiglia e che mi mancano fratelli, sorelle e genitori. Mo sto in Italia e sono passati 10 anni. Quando dicevo sono un curdo, dicevano ma e dove? Non sapevo dire il mio paese. Quando dicevo del Kurdistan non mi potevano capire, perché non c'è sulla mappa pure. Il governo di Saddam Hussein è stato un governo, per me sarebbe l'unico dittatore nel mondo nel trattamento con il popolo, come trattava proprio poi diciamo i curdi in particolare, che posso dire che anche gli arabi iracheni tutti hanno sofferto del suo regime. Trattavano malissimo tutti noi che arrestavano per motivi politici, una tortura che non lo so, non è facile raccontarlo. Posso dire che qualche volta a me mi hanno messo la pistola sopra la testa, mi portavano dentro una stanza tutto buio, c'era un buco in mezzo alla stanza, dicevano quella stanza è la stanza di condanna piena di morte, mo tu morirai. Tutto questo periodo nel carcere, sempre pensando, avevo tante domande, dentro di me dicevo ma perché? Un giovane che si apre la mente nella vita e vede tanto dolore e delle cose che chi chiede non sono tante, sono dei diritti che tutti noi come essere umano chiediamo nella vita. Tutte quelle difficoltà, forse dei fatti psicologici che ho sofferto io, di essere un'esperienza pure utile per le persone che oggi soffrono, magari in un'altra maniera, ma sempre la sofferenza, devono affrontare la morte, di più i bambini che vivono nella sofferenza, che hanno bisogno di un sorriso. In realtà è stato utile, perché l'ho vissuto forse, anche se è stato in una maniera diversa, ma sempre la morte è la morte, uguale per tutti. Sto lavorando in Italia con i bambini malati di talassemia e leucemia. Mi ricordo uno dei bambini mi ha detto, ma tu non sei piccolo, ma ti comporti veramente come un bambino. E ho detto sì, perché io sono un bambino, ma anche se mi vedi grande, ma dentro di me, cioè, perché sono stato un bambino come te, e forse quel giorno non ho potuto vivere quel momento, ma oggi lo vorrei vivere con voi, e mi sento col bambino.